serata è dedicata alle favole, ognuno è stato assegnato una favola, ognuno ci ha lavorato con impegno, anche Matteo Perifano, che abbiamo l'onore qui di avere stasera in concerto, alla fine della serata. È una serata che a me mi riempie il cuore, perché mi trovo alla fine di un percorso artistico, mi trovo con tanti amici vicino e sono molto contento di ritrovare tanti amici, di ritrovare degli amici allievi, degli amici che mi hanno sostenuto nel mio percorso artistico, che mi hanno insegnato tante cose, mi avete insegnato tante cose, è stato molto bello. E questa serata è dedicata alle favole. Le favole perché siamo alla fine di un processo artistico. Siamo alla fine per dire ci liberiamo di un vestito vecchio. Ci liberiamo di un vestito vecchio per nascere nuova vita. Questa è la serata d'arte. L'inaugurazione in realtà è una fine. È la fine di un processo artistico, è la fine di un momento. Rinasciamo nuova vita tutti insieme. Quindi vi ringrazio di essere qui e vorrei introdurre con queste poche parole Gabriele Palumbo, che è un mio carissimo amico, e farà una lettura su Hansel e Gretel. Molto bene. Ok, grazie. Sì. C'è qualche sedia, se allora, parliamo di Hansel e Gretel, tutti più o meno la conosciamo, no? Più o meno. Però adesso ci andiamo un po' a vedere nel dettaglio quella dei fratelli Grimm. Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialetto che non aveva di che sfamarsi. Riusciva a stento a procurare il pane per sua moglie e i suoi due bambini, Hansel e Gretel. Una sera, mentre si voltava in piedi nel letto, la moglie gli disse: «Ascolta, marito mio, domattina all'alba prendi due bambini, dai a ciascuno un pezzetto di pane e conducili fuori in mezzo al bosco. Accendi loro un fuoco, poi vai via e li lasci soli laggiù. Non possiamo più nutrirli». «No, moglie mia», disse l'uomo, «non ho cuore di abbandonare i miei cari bambini nel bosco. Le bestie feroci li sbranerebbero subito». «Se non lo fai», disse la donna, «moriremo tutti quanti di fame. E non lo lascio in pace finché egli non ha consentito». Anche i due bambini non potevano dormire per la fame e avevano sentito quello che la madre aveva detto al padre. Gretel incominciò a piangere amaramente. Ma Hansel disse: «Stai zitta, Gretel, non ti crociare, ci penserò io». Si alzò, si mise la giacchettina, aprì l'uscio al passo e sgattaiò fuori. La luna splendeva chiara e i ciottoli bianchi rilucevano come monete nuove di zecca. Hansel si chinò, ne ficcò nella taschina della giacca quanti ne poté fare entrare e se ne tornò a casa. «Consolati, Gretel, e riposa tranquilla», disse. Si rimise di nuovo a letto e si addormentò. Allo spuntare del giorno, ancor prima che sorgesse il sole, la madre venne e li svegliò entrambi. «Alzatevi, bambini, vogliamo andare nel bosco. Qui c'è un pezzetto di pane per ciascuno di voi, ma siate saggi e conservatelo per mezzogiorno». Gretel mise il pane sotto il grembiule perché Hansel aveva le pietre in tasca, poi si incamminarono verso il bosco. Quando ebbero fatto un pezzetto di strada, Hansel si fermò e si volse a guardare la casa. Così fece per più volte. Il padre disse: «Hansel, che cos'è che ti volti a guardare e perché ti fermi? Su, muoviti!» «Ah, babbo, guardo il mio gattino bianco che è sul tetto e vuole dirmi addio», disse la madre. «Ehi, sciocco, non è il tuo gattino, è il primo sole che brilla sul comignolo». Hansel però non aveva guardato il gattino, ma aveva buttato ogni volta sulla strada uno dei sassoni rossi che aveva in tasca. Quando giunsero in mezzo al bosco, il padre disse: «Ora raccogliete legna, bambini, voglio accendere un fuoco per non gelare». Hansel e Gretel
raccolsero i rami secchi e ne fecero un mucchietto. Poi accesero il fuoco e quando la fiamma si levò alta, la madre disse: «Adesso stendetevi accanto al fuoco e dormite. Noi andiamo a spaccare legna nel bosco. Aspettate fino a quando non torniamo a prendervi». Hansel e Gretel rimasero accanto al fuoco fino a mezzogiorno. Poi ciascuno mangiò il proprio pezzetto di rame. Credevano che il padre fosse ancora nel bosco perché udivano i colpi d'accetta. Invece era un ramo che egli aveva legato a un albero e che il vento sbatteva qua e là. Così attesero fino a sera, ma il padre e la madre non tornavano e nessuno veniva a prenderli. Quando fu notte fonda, Gretel incominciò a piangere, ma Hansel disse: «Aspetta soltanto un poco finché sorga l'aurora». E quando la luna sorse, prese Gretel per mano. I ciottoli brillavano come monete nuove di zecca e indicavano loro il cammino. Camminarono per tutta la notte e quando fu mattina, giunsero alla casa paterna. Il padre si rallegrò di cuore quando vide i suoi bambini, poiché gli era dispiaciuto di doverli lasciare soli. La madre finse anch'essa di rallegrarsi, ma segretamente ne era furiosa. Non passò molto tempo e il pane tornò a mancare in casa, e Hansel e Gretel udirono una sera la madre che diceva al padre: «Una volta i bambini hanno ritrovato il cammino e io ho lasciato correre. Ma adesso non c'è più niente. Rimane solo una mezza magnotta in casa. Devi condurli domani più attento nel bosco perché non ritrovino la strada. Per noi non c'è altro rimedio». L'uomo si sentì stringere il cuore e pensò: «Sarebbe meglio se dividessi l'ultimo boccone con i tuoi bambini. Ma siccome aveva già ceduto una volta, non poté dire di no». Quando i bambini ebbero udito quel discorso, Hansel si alzò per raccogliere di nuovo i ciottoli, ma quando giunse alla porta, la madre l'aveva chiusa. Tuttavia consolò Gretel e le disse: «Dormi, cara Gretel, il buon Dio ci aiuterà». Allo spuntar del giorno ebbero il loro pezzetto di pane, ancora più piccolo della volta precedente. Per strada Hansel lo sbriciolò in tasca. Si fermava sovente e gettava una briciola per terra ogni volta. «Perché ti fermi sempre, Hansel, e ti guardi intorno?» disse il padre. «Cammina!» «Guardo il mio piccioncino che è sul tetto e vuole dirmi addio!» «Sciocco!» disse la madre. «Non è il tuo piccione, è il primo sole che brilla sul comignolo!» Ma Hansel sbriciolò tutto il suo pane e gettò via le briciole per la via. La madre li condusse ancora più addentro nel bosco, dove non erano mai stati in vita. Là dovevano di nuovo sedere accanto al fuoco e dormire, e alla sera i genitori sarebbero venuti a prenderli. A mezzogiorno Gretel divise il proprio pane con Hansel, che aveva sparso tutto il suo per strada. Ma passò mezzogiorno e passò anche la sera, senza che nessuno venisse dai poveri bambini. Hansel consolò Gretel e disse: «Aspetta che sorga l'aurora, allora vedrò le briciole di pane che ho sparso. Ci mostreranno la via di casa». La luna sorse, ma quando Hansel cercò le briciole, non le trovò. I mille e mille uccellini del bosco le avevano viste e le avevano beccate. Hansel pensava di trovare ugualmente la via di casa e si portava dietro Gretel, ma ben presto si persero nel grande bosco. Camminarono tutta la notte e tutto il giorno, poi si addormentarono per la gran stanchezza. Poi camminarono ancora tutta una giornata, ma non riuscirono a uscire dal bosco e avevano tanta fame. Il terzo giorno, quando ebbero camminato fino a mezzogiorno, giunsero a una casina fatta di pane e ricoperta di focaccia con le finestre di zucchero trasparente. «Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà», disse Hansel. «Io mangerò un pezzo di tetto. Tu, Gretel, mangia un pezzo di finestra. È dolce». Quando Gretel incominciò a rosicchiare il zucchero, una voce sottile gridò dall'interno: «Chi mi mangia la casina zuccherosa e sopraffina?» I bambini risposero:
È il vento che piega ogni stelo, è il bel bambino venuto dal cielo. E continuarono a mangiare. Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo e Hansel staccò un enorme pezzo di focaccia dal tetto. Ma ad un tratto la porta della casa si aprì e una vecchia decrepita venne fuori piano piano. Hansel e Gretel si spaventarono tanto che lasciarono cadere quello che avevano in mano. Ma la vecchia scosse il capo e disse: «Ah, cari bambini, come siete giunti fin qui? Venite dentro, siete i benvenuti!» Prese entrambi per mano e li condusse nella sua casetta. Fu loro servita una buona cena, latte e frittelli, miele e noci. Poi furono preparati due bei lettini bianchi e Hansel e Gretel si coricarono e pensarono di essere in paradiso. Ma la vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini e per attirarli aveva costruito la casetta di pane. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo cucinava e lo mangiava e per lei quello era un giorno di festa. Era proprio felice che Hansel e Gretel fossero capitati lì. Di buon mattino, prima che i bambini fossero svegli, ella si alzò, andò ai letti e quando li vide riposare così dolcemente, si rallegrò e mormorò fra sé: «Saranno un buon consiglio per me!» Poi afferrò Hansel e lo rinchiuse in una stiva. Quando questi si svegliò, si trovò circondato da una grata, come un pollo da ingrassare, e poteva fare solo pochi passi. Poi la vecchia svegliò Gretel con uno scossone e le gridò: «Alzati, poltrona! Prendi dell'acqua e vai in cucina a preparare qualcosa di buono. Tuo fratello è là nella stia e voglio ingrassarlo per poi mangiarlo. Tu devi dargli da mangiare!» Così si spaventò Gretel e pianse, ma dovette fare quello che voleva la stia. Ora, ad Hansel venivano cucinati ogni giorno i cibi più squisiti, poiché doveva ingrassare. Gretel invece non riceveva altro che gusci di gambero. Ogni giorno la vecchia veniva e diceva: «Hansel, sporgi le dita, che senta se presto sarai grasso!» Hansel le sporgeva sempre un mossicino ed ella si meravigliava che non volesse proprio ingrassare. Dopo 4 settimane, una sera disse a Gretel: «Vai a prendere l'acqua, svelta! Grasso o magro che sia, domani ammazzerò il tuo fratellino e lo cucinerò! Nel frattempo mi metterò a impastare il pane da cuocere nel forno!» Con il cuore grosso, Gretel portò l'acqua nella quale doveva essere cucinato Hansel. Poi dovette alzarsi di buon mattino, accendere il fuoco e appendere il paiolo pieno d'acqua. «Ora fa attenzione!» disse la strega. «Accendo il fuoco nel forno per cuocere il pane!» Gretel era in cucina e piangeva a calde lacrime. La vecchia gridò: «Gretel! Vieni subito qui al forno!» E quando arrivò disse: «Dai un'occhiata dentro se il pane è ben cotto e dorato. I miei occhi sono deboli e io non arrivo a vedere fin là. E se anche tu non ci riesci, siediti sull'asse, ti spingerò dentro, così potrai controllare meglio.» Ma la perfida strega aveva chiamato Gretel perché pensava, una volta spinta là dentro al forno, di chiuderlo e di farla arrostire per mangiarsi pure lei. Ma Dio ispirò alla fanciulla un'idea ed ella disse: «Non so proprio come fare, fammi vedere tu per prima, siediti sull'asse e io ti spingerò dentro.» La vecchia si sedette e, siccome era leggera, Gretel poté spingerla dentro il più in fondo possibile. Poi chiuse in fretta la porta e mise il paletto di ferro dietro. Allora la vecchia incominciò a gridare e a lamentarsi nel forno bollente, ma Gretel scappò via ed ella dovette bruciare miseramente. Gretel corse da Hansel, gli aprì la porticina e gridò: «Salta fuori, Hansel, siamo liberi!» A
Allora Hansel saltò fuori come un uccello quando gli aprono la gabbia. Ed essi piansero di gioia e si baciarono. Tutta la casetta era piena di perle e piena di pietre preziose. Essi ne riempirono le tasche e se ne andarono in cerca della via che li riconducesse a casa. Dopo breve tempo ritrovarono la casa. Il padre si rallegrò di cuore quando li vide, poiché non aveva più avuto un giorno di felicità da quando i suoi bambini non c'erano più. La madre invece era morta. Ora, i bambini portarono ricchezze a sufficienza perché non avessero mai più bisogno di procurarsi il necessario per vivere. Riuscito a tenere 15 minuti e così con tutta la cosa spesa da me. In maniera incredibile, sei stato bravissimo. Grazie. Abbiamo scelto le versioni originali delle favole, c'era un motivo. Per un motivo perché nel linguaggio della favola troviamo tanti simboli, tanti messaggi un po' più occulti e segreti. Valerio Casali ha fatto il pro del piccolo sarto. Poi abbiamo Anna Gio che ha fatto Alice, il testo di Briglie, e Carla che ha scelto una poesia di un tuo amico, una favola di un tuo amico. Quindi abbiamo scelto in modo tale da poter lanciare un messaggio di morte e rinascita, un messaggio che è difficile da... perché poi, sinceramente, quando uno muore a metà, no? Sapete benissimo che rinasce a metà. E quindi forse la volta buona per tutti i partecipanti, per me compreso, che sono un partecipante, ho partecipato con Neve, e adesso chiamerò la ribalta Riccardo Soriano per il suo video. Buonasera, buonasera. Benvenuta. Grazie. E potete accomodarvi, potete accomodarvi in sala, chi non ha la sedia può prendere la sedia. Però in questo momento noi ci inginiamo dall'altra parte, perché il video verrà proiettato in quella direzione. E il video di Riccardo Soriano è La Bella Addormentata, il sogno della Bella Addormentata. Il momento finale, scusami, il risveglio di Aurora e La Bella Addormentata. Ci possiamo sedere qui, sì.
buonasera, grazie di essere venuti. Salvatore ha già introdotto un po' la formazione, siamo un trio classico, diciamo, violoncello, violino e pianoforte. Questa è la notte di Valpurgia. Circa nel IV secolo d.C. e scrive praticamente questo trattato contro gli otto demoni ricorrenti, che erano gli otto pensieri che a suo dire disturbavano il monaco durante la preghiera. Ovviamente, come sempre, abbiamo cercato un po' di attualizzare il pezzo, rovinando un poco quello che era il messaggio di radio. Dentro il tuo corpo versi lui e il ciclo danneggiano e nelle sere così
I demoni ti insegnano tutto il giorno, con la spada e sandali, con gli eroi omerici. Il monte prende i dollari e tu stradistruggi. Ma più che stanco sei preoccupato, sul pianeta Terra ti hanno abbandonato ed il nemico ti ha frastornato. Le maledizioni del Deuteronomio ti ha scagliato e piogge d'opinioni sei costretto ad ascoltare. Se vuoi siccità, scappa in Africa. Pensi che cambiando posto tutto cambierà, che nella realtà scappa in Africa. Demoni attraversano ogni terra e ogni mar. Non ti servirà andare in Africa, dove vai tu? Che scappi tu? Scoprirai poi francese noi, posso pudre anche tu dormi un po' di più, come se vuoi il tempo, te lo rimborsiamo noi, ma tu svegliati per combattere. Che si chiama Ruski Ballad. È una storia abbastanza semplice, parla di un poeta di corte che cerca asilo presso lo zar, solo le sue poesie non piacciono allo zar e lo zar vuole farlo decapitare. E diciamo un po' in questo suo viaggio è accompagnato da una serie di personaggi della letteratura russa e adesso l'ascoltiamo un attimo. Fuggiamo in Russia, dolce Matiuska, quel cuore freddo come gli inverni di Mosca, dove si danna, Karenina Anna, e dove il principe epilettico si affanna. E per compiacere sua altezza il grande zar, una Ruski Ballad sto componendo di già, che dice Russia, la guerra busta, faremo un campo di cartoffel della Prussia, dell'Alemagna. Solo la salma, ma dalla spuma, freddo e stanco e già si lagna. La mia ballata al grande inquisitore schifo fa, le sue guardie attentano alla mia incolumità. Ma non mi turbo, e faccio il furbo, io scapperò in carrozza fino a Pietroburgo. Qui l'ottobre è lungo, se lo stato è punto, dei discendenti di Mosè danno a suo dunco. Oh, se mi è il bolscevico la testa mi spaccherà, ma la mia Ruski Ballad è di grande qualità, madre Russia. C'era una volta una bambina che non aveva più né babbo né mamma ed era tanto povera. Non aveva neanche una stanza dove abitare né un lettino dove dormire. E insomma, non aveva neanche gli abiti indosso e in mano un pezzetto di pane. Ma era buona e brava e siccome era abbandonata da tutti, vagabondò qua e là per i campi fidando nel buon Dio. Un giorno incontrò un povero che disse: «Ah, dammi qualcosa da mangiare, ho tanta fame!» Ella gli porse il suo pezzetto di pane e disse: «Ti faccia bene,
e continuò la sua strada. Poi venne una bambina che si lamentava e le disse: «Ho tanto freddo alla testa, regalami qualcosa per coprirla». Ella si tolse il berretto e glielo diede. Dopo un po' ne venne un'altra bambina che non aveva indosso neanche un giubbetto e gelato. Ella le diede il suo. E un po' più in là, un'altra le chiese la gonnellina ed ella le diede la sua. Alla fine giunse in un bosco e si era già fatto buio. Arrivò un'altra bimba e le chiese una camicina. La buona fanciulla pensò: «Notte fonda, non ti vede nessuno, puoi bendare la tua camicia». Se la tolse e diede anche la sua camicia. E mentre se ne stava là, senza più niente indosso, d'un tratto caddero le stelle dal cielo ed erano tanti scudi lucenti, e benché avesse dato via la sua camicina, ecco che alla fine ne aveva una nuova, che era di finissimo lino. Vi mise dentro gli scudi e fu ricca per tutta la vita.